Buon pomeriggio amici di Mondo Futsal dal Palameucci di Aprilia per la 20ª giornata del girone A di Serie C2. Si affrontano Buenaonda e Valencia. Arriva in questo momento il fischio, parte la sfida con il Buenaonda che gioca il primo pallone di questa gara. Ora Gredito Visona qui perde la sfera, Lorello sbaglia, passaggio allora a Bedini, poi a Gidi e c'è il gol del Valencia al 7° minuto di gara. Proprio Crepaldi va da Longo sulla destra, Longo torna da Crepaldi, Crepaldi carica il sinistro e trova il gol Crepaldi, 1-1, appena entrato il capitano del Buenaonda segna il gol dell'1-1, dunque di nuovo parità, poi lo recupera agilmente, allora ancora Infanti dall'altra parte per Longo, Longo in mezzo per Bergamini, azione perfetta del Buenaonda ed è 2-1. Gianluca Bedini si accentra, prova a liberare il destro, poi trova nel mezzo il fratello Marco, non ha rimessa laterale con Longo, Longo con il sinistro termina fuori. De Filippis sulla palla, cerca Crepaldi, Crepaldi il tiro deviato, Visona, Serafini, Serafini cerca Egidi che fa un gol meraviglioso, che gol di Egidi, dunque 2-2, ma che gol ha fatto il capitano del Valencia. Corabedini, Serafini controlla solo per un secondo, però riesce a servire Egidi, arriva il gol del 3-2 firmato da Dessi, splendida azione del Valencia che trova la rete del vantaggio. Ancora Buenaonda con Bergamini che riesce ad andare via, cerca in mezzo il compagno, poi Bergamini, arriva il gol di Infanti, 3-3. Crepaldi insieme a poi ancora Paolucci, Paolucci per Egidi, arriva il clamoroso palo qui di Gianluca Bedini. Longo qui svirgola Pacioni, allora arriva il gol di Paolucci, 4-3, ma che errore di Pacioni. Bedini qui sbaglia, allora può ripartire Bergamini, tutto solo, Bergamini si ferma, ancora Bergamini, bravissimo, Stramenga, poi Longo, ancora Stramenga, poi Infanti, Longo si ferma, poi di nuovo il Valencia con Bedini, Visona, Visona con il destro, respinge con il piattone, Pacioni, allora riparte Crepaldi che trova il gol del 4-4, il pareggio del Buenaonda con il capitano Alessio Crepaldi. Ora riparte il Valencia con Egidi per Bedini, arriva il gol del 5-4, ripartenza fulminante del Valencia. Cimadon, Infanti, Infanti qui subisce forse il fallo ma prosegue l'azione con Lorello, Longo si gira, Longo e il gol di Longo, il pareggio del Buenaonda. Esce in qualche modo, vado ad uscire qui da questa situazione, ancora Egidi, Egidi carica il destro e trova il gol del 5-6, terzo gol di Egidi, un'altra perla del numero 7 del Valencia. Questa è una chance piuttosto ghiotta per Crepaldi che parte ora e trova il gol, va a protestare Stramenga perché non aveva finito di posizionare la barriera, ma è stato convalidato il gol e arriva in questo momento il triplice fischio di Giannini, dunque gara che termina qui con Buenaonda e Valencia che pareggiano 6-6 da Valerio Di Prospero e da Emanuele Barzi che ha operato le riprese televisive. Un saluto a tutti gli amici di Mondo Futsal.